Cari amici dei gittanti gioiosi, vicini e lontani, oggi è mercoledì 22 marzo e sono le 13.30 e noi siamo al laghetto del Pertus, cioè alla Forcella Alta di Carenno, e vi facciamo vedere il panorama sostanzialmente dal laghetto. La prima vetta che voi vedete lì è il famigerato Monte Occone. Veramente 1300 e rotti metri, una bella cimetta, molto divertente da scalare perché c'è uno strappetto finale molto molto adeguato. Poi vedete verso destra la cima e l'anticima della Cornagera. La Cornagera è raggiungibile da Occone per cresta. Sotto la Cornagera, là, quella macchia bianca che io tento di inquadrarvi a mano libera, sarebbe la famigerata passata, cioè il confine segnato da un cippo fra la Repubblica Veneta e il Granducato di Milano. Quella casetta bianca, quella macchia bianca, è la casetta della passata. Dalla passata si sale e si arriva sostanzialmente sul Resegone per le creste, la famosa via delle creste. Non si vede niente, si vede pochissimo. Questo è il panorama, guardate, veramente una giornata di un po' d'aria, ma di tanta, tanta, tanta foschia. Qui speriamo che piova. Qui l'erba è mezza gialla. Siamo rimasti favorevolmente stupiti dal fatto che il laghetto del Pertus non è semivuoto, ma invece ha una bella insomma, riempimento d'acqua. Più in là il Ristoro. Il Ristoro è un locale di proprietà del comune che attualmente è sottoposto a efficientamento energetico, il famoso 110. Quei due signori là in fondo, seduti sulla panchina, sono i nostri due scout che ci hanno virilmente guidati sul Monte Tesoro, che ora vi faccio vedere in controsole, e il Monte Tesoro è sempre una salitina di soddisfazione. Certo, dal Monte Tesoro non si vede proprio niente, perché una giornata di così grande foschia. Adesso noi, e poi abbiamo preso il caffè ovviamente al ristorante Belvedere là in fondo, che per fortuna è sempre aperto, e adesso il vostro gittante gioioso vi ringrazia per la cortesia di esserci stati ad ascoltare e vi dice Aleger, Aleger, che noi siamo sempre qui. Ciao!